questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo spolverino estivo che io ho deciso di chiamare spolverino Ibiza. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della lana Gattolini Macaron, che è questo cake da 100 grammi che misura 300 metri. E come potete vedere, il filo non è molto regolare, ma nonostante ciò, la lavorazione viene regolarissima. Ed è questa una cosa che mi è piaciuta perché, comunque, è poco irregolare, quindi dà solo quell'effetto un po' ondulato, ma non troppo. E quindi anche le lavorazioni all'uncinetto vengono benissimo, ma anche se la volete lavorare ai ferri. Il colore che ho scelto io è questo colore molto brioso perché è molto estivo, e quest'estate sapete che sto puntando molto su questi colori un po' più vivaci del solito. Ma se volete un altro colore che sia meno vivace, sempre sul mio sito Filati Elsa trovate anche l'altro colore disponibile di questa linea, che è questo bellissimo sfumato dalle tonalità del beige e del marrone, che trovo perfetto. Anche, infatti, vedete, io sto indossando il beige in questo momento, quindi sarebbe perfetto anche farlo in questo colore. Ma sapete che con questa tonalità ho già fatto lo smanicato lungo, e quindi questa volta ho deciso di optare per dei colori molto più accesi. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato tre di queste cake lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4, e dell'ultima cake me ne è avanzata un po'. Avrei potuto fare lo spolverino ancora più lungo, ma mi piaceva questa misura. Però, quindi, se siete una taglia M, io vi dico che con tre cake ce la fate comunque. Se la volete fare comunque larga come me, che non si chiude, se invece la volete più chiusa, allora taglia M e taglia L io vi consiglio 4 cake. Taglia L, 4 cake a prescindere, però potete farla anche più chiusa rispetto a me utilizzando sempre 4 cake. Taglia M, se volete un po' più chiusa, vi consiglio 4 cake, altrimenti con 3 cake va benissimo, perché come vi ho detto io la potrei fare ancora più lunga. Per una taglia come la mia, se la volete un po' più chiusa, 3 cake vanno comunque bene perché potete chiuderla un po' di più rispetto a me, facendo un bottino più ampio e quindi comunque mantenendo la stessa lunghezza. Per quanto riguarda la lavorazione, è un top down, quindi si parte dall'alto, vedete, ed è un'alternanza di strisce di maglie alte con strisce di maglie alte alternate a una catenella. Ho deciso di fare un punto comunque semplice per dare più risalto al filato che alla lavorazione, e anche perché così posso indossarla sopra moltissimi outfit. La particolarità, quindi, come vedete, top down, si va ad allargare un po' sul davanti, quindi a questo scollo, e poi si procede senza più aumenti dal corpo dello spolverino. Una volta realizzata la lunghezza dello spolverino, sono andata a realizzare le maniche. Ho preferito farle lunghe perché comunque devo indossarla in quelle serate più fresche, ma non che fa freddissimo, quindi va bene che sia comunque un po' forata, e alla fine ho rifinito il tutto con un giro di maglie alte alternato a una catenella. Però, come vi dicevo, potete chiudere maggiormente la vostra maglia o facendo del vostro spolverino o facendo degli aumenti in più rispetto a me, quindi nei giri di aumenti, oppure potete andare a fare più bordino alternando sempre un giro di maglie alte ad un giro di maglie alte alternato una catenella, in modo così da comunque richiamare il motivo utilizzato per lo spolverino. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito avete la possibilità di acquistare il PDF della creazione sia in italiano che in inglese che in francese, e che potete sempre contattarmi per qualsiasi cosa desiderate, farvi realizzare, aiuto per qualche altro consiglio su come realizzare con un altro tipo di filato. Potete sempre contattarmi sia tramite la mia email che tramite i social, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro spolverino, io ho deciso di utilizzare il filato della lana Gattolini Macaron, che è questa bellissima cake da 100 grammi. Il colore che ho scelto io è questo sfumato molto allegro, molto brioso. Lavorerò con l'uncinetto numero 4, si parte in top down e si parte dall'alto. Io ho montato un totale di 49 catenelle. Per chi deve fare una taglia più grande, secondo me dovete aumentare soltanto di 6 catenelle, in modo tale da avere due maglie alte in più per ogni lato, quindi i due lati delle maniche e il lato dietro, mentre sui due lati del davanti dovete tutti iniziare con un'unica catenella. Se 6 sono comunque troppo poche, andate a aumentarne di 12. L'importante è che aumentate sempre su un multiplo di 6, e che per ogni lato vi trovate poi, se aumentate di 6 catenelle, 2 maglie alte per lato. Se aumentate di 6, vi trovate 4 maglie in più per lato. Però mi raccomando, aumentate sempre di 6, 12 e così via rispetto alle mie catenelle iniziali. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare
2 catenelle che sono a sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima catenella delle mie 49, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Adesso devo andare a fare 11 maglie alte. Mi raccomando, se voi avete messo 6 catenelle in più, ne dovete andare a fare 13 e così via. Quindi io vado a fare 11 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E adesso vado a fare di nuovo il mio angolo, quindi prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Adesso vado a fare 21 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più deve andare a fare le maglie alte in più. Quindi io adesso vado a fare un totale di 21 maglie alte, una in ogni catenella. Ho fatto le mie 21 maglie alte, vado a fare un altro angolo. Quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta. E adesso torno a fare 11 maglie alte, quindi andiamo a fare l'altro lato della nostra manica. Quindi vado a fare 11 maglie alte, una in ogni catenella. Ho terminato anche le 11 maglie alte, vado a fare il mio ultimo angolo, quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E termino il giro andando a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia nell'ultima catenella. Ho terminato così il primo giro e come potete vedere abbiamo quindi la parte dietro, le due parti della manica, abbiamo iniziato a fare le due parti avanti. Secondo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una, due, tre. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo un'altra maglia alta. Vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, questo che andiamo a fare lo facciamo fino ad arrivare al prossimo angolo. Salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione e come vedete siamo arrivati vicino all'angolo. Saltiamo una maglia, entriamo nell'ultima che è quella del nostro ventaglio e andiamo a fare una maglia alta. Andiamo all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, rientriamo un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio del giro precedente. Catenella di separazione, ricominciamo, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Continuo così fino ad arrivare all'altro, al mio terzo angolo, perché due già abbiamo fatti, uno e due, quindi dobbiamo arrivare al terzo angolo. Sono arrivata al terzo angolo, vado a fare la mia ultima maglia alta nella prima maglia alta del ventaglio del giro precedente. E poi direttamente nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare una maglia alta,
2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Si salta una maglia alta, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Catenella di separazione e di nuovo maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, una maglia alta nella maglia alta successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia e si va nella maglia alta successiva. Stiamo finendo il nostro secondo giro, catenella di separazione, si va nella maglia del ventaglio e si fa una maglia alta. All'interno del ventaglio andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, si entra nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Eccomi, e si fa una maglia alta. E abbiamo così terminato il nostro giro. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo giro, perché i giri che andremo a fare sono sempre questi due, che come potete vedere ci faranno ad allargare sempre di più la nostra lavorazione. Quindi mi giro con la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi andiamo a realizzare una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due, maglia alta nell'archetto di una catenella. E si continua, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta all'interno della catenella. Quindi ripeto, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Ricordatevi solo che quando andate a fare il giro con la maglia alta e le catenelle, quando andate a fare il ventaglio tra la prima maglia del ventaglio e la seconda l'ultima maglia alta, quindi qui tra l'ultima maglia alta e la maglia del ventaglio, non dovete fare la catenella di separazione, ne andate a fare due, rifate la maglia all'interno dell'archetto di 2 catenelle e subito dopo andate a fare una maglia alta senza la catenella e poi invece procedete per tutta la lunghezza del vostro lato facendo una maglia alta alternata una catenella. Ma ricordatevi sempre di non fare la catenella di separazione quando andate a fare il ventaglio, altrimenti poi non vi trovate con gli aumenti più nei giri successivi. Quindi io adesso continuerò a fare aumenti, vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a ripetere e come fare naturalmente quando non dovete fare più alcun tipo di aumento. Allora, io ho fatto un totale di 14 giri, ripetendo sempre il primo e il secondo, andando sempre a fare quindi i nostri aumenti. A questo punto, come scalfo e come larghezza, per me va bene, quindi sono andata a mettere i marcatori, mettendoli appunto dove ho l'archetto di 2 catenelle, sia avanti che dietro. Mi raccomando, per una taglia M, secondo me dovete andare a fare almeno altri due giri con aumenti, più un giro senza aumenti. Il giro senza aumenti va fatto senza fare più il ventaglio all'interno del ventaglio, ma arrivate sull'ultima maglia alta, fate 2 catenelle e andate direttamente sulla maglia alta successiva, quindi senza fare più il ventaglio all'interno del ventaglio. Questo se dovete fare dei giri senza più aumenti, ma soltanto per poter arrivare a mettere i marcatori senza che vi stringa sotto le braccia, mentre come larghezza vi va bene. Quindi questo è per chi non deve fare più aumenti, ma deve continuare comunque un po' la lavorazione. Per una taglia M, come vi dicevo, secondo me dovete fare altri due giri con aumenti e un giro senza aumenti. Per una taglia L, invece, secondo me dovete andare a fare almeno 3-4 giri con aumenti più un altro giro senza aumenti. Una volta fatto ciò, comunque dovete far andare altro, non dovete far andare altro, non dovete fare altro, scusate, che mettere i marcatori qui dove abbiamo il nostro i nostri archetti di 2 catenelle. A questo punto lavoriamo il corpo del nostro, sono ancora indecisa se lasciarlo così o se farci delle maniche lunghe.
Presumo che farò delle maniche lunghe perché voglio comunque indossarlo anche in spiaggia sopra un costume colorato, perché ne ho uno bello colorato che ci andrebbe benissimo sotto con questo sopra, quindi da portare in spiaggia, ma anche sopra qualche bel vestitino estivo. Quindi delle maniche lunghe andrebbero bene perché comunque lo possiamo indossare la sera quando c'è quella brezza marina. Quindi dicevo, andiamo a lavorare il nostro corpo della maglia. Molto semplicemente andiamo a fare quindi il mio giro. Io, come vedete, ho il giro di tutte maglie alte, quindi vado a lavorare normalmente le mie 3 catenelle che sono a prima maglia alta. Ah, un'altra cosa, io non farò più aumenti qui sul davanti, quindi non mi farò più aumenti proprio perché non voglio che si chiuda, quindi non vado a fare altri aumenti. Va benissimo questo aumento che ho fatto perché comunque mi copre un po' sul davanti, ma ripetiamo, è estate, non ho bisogno che si chiude, quindi non voglio chiuderlo. Quindi dicevamo, andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e una catenella di separazione. Salto una maglia alta e vado in quella successiva. Catenella di separazione, salto una maglia e vado in quella successiva. Quindi lavoro normalmente il mio giro fino ad arrivare a dove abbiamo il marcatore e vi farò vedere come passare dall'altra parte. Anche se voi avete messo il marcatore dove avete l'archetto, dove avete il giro che sto facendo io adesso, non cambia nulla. Andate a fare normalmente il giro di maglie alte. Quindi non cambia niente se voi vi fermate dove avete il giro con tutte le maglie alte o il giro dove invece avete una maglia alta alternato una catenella. Andate a fare normalmente il giro che vi trovate, poi l'importante è vedere come si passa da questa parte a quest'altra. Quindi io sto arrivando dove ho il marcatore e quindi io quindi sto per arrivare dove ho il marcatore, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado, entro nell'archetto del davanti, esco nell'archetto del dietro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Questo è per chi sta come me facendo la nostra giro di maglia alta alternata una catenella. Per chi invece sta facendo il giro normale tutte maglie alte, va a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, non fa la catenella di separazione, ma va direttamente a fare una maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, a differenza nostra che invece andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia alta. E si continua così fino ad arrivare alla secondo marcatore. Quindi mi raccomando, ripeto, chi come noi arriva all'ultima maglia alta, fa la catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, sopra la prima maglia alta. Chi invece sta facendo il giro di maglie alte fa una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, una maglia alta all'interno dei due archetti di 2 catenelle, una maglia alta sopra la prima maglia alta e continua a fare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Adesso continuiamo fino ad arrivare al secondo marcatore, vi farò vedere di nuovo come passare dal dietro al davanti. Sono arrivata al secondo marcatore, di nuovo vado a fare una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta entrando nell'archetto di 2 catenelle, uscendo in quello successivo e facendo la mia maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, una maglia alta sopra la prima maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia e si va a fare un'altra maglia alta. E si continua così fino alla fine del giro. Il giro successivo riandiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta sopra all'interno di ogni catenella di separazione. Quindi i due giri non cambiano, facciamo sempre questi giri fino ad arrivare alla fine. Poi vediamo come fare per le maniche. Come vi ho detto, credo che alla fine farò delle maniche, non so se lunghe o corte, devo ancora, cioè tipo 3/4, devo ancora decidere, però per adesso vi dico che continuerò a lavorare sempre i miei due giri. Quindi 3 catenelle, si gira la lavorazione e si va a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quindi una lavorazione molto semplice. Mi raccomando, per chi deve andare ad allargare o stringere un po' la lavorazione, cambia uncinetto dal 4, può passare a lavorare con l'uncinetto del 4 e mezzo. Io naturalmente adesso vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e poi come andare a fare le maniche.
Allora, dallo scalfo fino a giù ho ripetuto i due giri per 19 volte e poi ho ripetuto di nuovo il giro della maglia alta separata da una catenella. A questo punto voglio fare un bordino attorno a tutto lo scalfo, quindi vedete, io ho finito il giro, però non vado a riniziare il secondo, ma vado a procedere con la lavorazione lungo il bordo laterale, quindi lungo la lunghezza della mia giacca. Scusate, il mio spolverino, alla fine abbiamo fatto uno spolverino. Quindi, vedete, sono arrivata alla fine del giro e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare 2 catenelle, prendo il filo, rientro nel forellino e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione e adesso vado nel forellino piccolo tra le due maglie alte separate da una dalle due maglie alte orizzontale e vado a fare una maglia alta. Di nuovo catenella di separazione e vado nel forellino successivo e continuo così quindi per tutta la lunghezza della mia del mio spolverino. Quindi catenella di separazione, andiamo nel forellino e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, forellino successivo, maglia alta. Catenella di separazione, forellino successivo e di nuovo maglia alta. Come vi ho detto, procedo così fino ad arrivare all'altezza dove abbiamo fatto lo scollo, quindi a V, e poi vi farò vedere lì come procedere con la lavorazione. Quindi per adesso procediamo così nel forellino, andiamo a fare la nostra maglia alta in questa maniera. Sono arrivata allo scollo del mio spolverino e vado a fare in questa maniera. Quindi sono arrivata all'angolo, quindi prendo il filo, entro dove ho qui le tre maglie alte, quindi entro e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione. E adesso salto una maglia alta, vado dove ho la successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Quindi normalmente stiamo facendo quello che abbiamo fatto sempre, quindi maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva. Catenella di separazione, salto la maglia alta, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Qui ho il mio angolo, quindi salto 2 maglie alte, vado dopo le due maglie alte e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 maglie alte e ricomincio normalmente. Quindi vado a fare una maglia alta, catenella di separazione. Salto una maglia alta, entro una successiva catenella di separazione e continuo a lavorare così, quindi per tutto il giro, andando sempre a fare una catenella, si salta una maglia alta e si entra nella successiva e si fa la maglia alta. Continuo così fino ad arrivare al prossimo angolo. Quindi continuo ancora. Appena arriverò al prossimo angolo, vi farò vedere di nuovo come andare a lavorare. Sono arrivata all'angolo successivo, quindi salto 2 maglie e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 maglie e ricomincio e vado a fare la maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro, salto una maglia alta, entro nella successiva. Catenella di separazione, mi trovo dove ho l'ultimo angolo. Sto terminando il giro, ho fatto la maglia alta e la catenella. Prendo il filo, vado nell'angolino, vedete perché qui è dove mi iniziava il giro, e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima.
per chiudere così il giro. Io ho già spezzato il filo, quindi mi tiro il filo per chiudere il giro. Naturalmente io ho fatto soltanto questo bordino intorno al mio spolverino, però voi potete fare anche più di un giro, quindi andate ad alternare. Adesso andrete a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta all'interno di ogni catenella. State attente però che quando siete negli angoli di andare a fare 3 maglie alte negli angoli, in modo tale da avere la rotondità negli angoli e non andare a stringere la lavorazione. Io mi fermo qui, come lunghezza mi andava bene, quindi non lo volevo troppo lungo. Adesso andiamo a fare le maniche. E a questo punto sono di nuovo dove ho l'angolo, entro nella catenella, però entro bene in modo da non, scusatemi, creare un foro troppo largo, e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia a lavorare una maglia alta dove abbiamo il nostro foro piccolo. Naturalmente poi io toglierò tutti questi fili, quindi vado a lavorare normalmente il mio giro come l'ho lavorato dalla parte opposta, facendo una maglia alta ed entrando, quindi catenella e maglia alta, e si entra nel forellino piccolo. Quindi continuo così fino a terminare il mio giro. Realizzare la maglia lavorerò sempre con l'uncinetto numero 4 e mi vado ad agganciare dove abbiamo la maglia alta tra i due archetti di 2 catenelle. Quindi vedete, qui ho proprio la maglia alta e mi vado ad agganciare andando a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, perché comunque noi lavoreremo sempre 2 giri, e quindi qui ho il giro di tutte maglie alte, quindi catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Chi invece si trova con il giro che deve fare tutte maglie alte, dopo aver fatto le 3 catenelle, non fa la catenella di separazione, ma va a fare direttamente una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte. Io invece continuerò così: catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta. Continuo così, quindi per tutto il mio giro. Catenella di separazione e maglia alta. Sto terminando il giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e chiudo il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. E adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro secondo giro. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta. Quindi questi sono i 2 giri che andremo sempre a ripetere. Quindi dopo andremo a fare di nuovo maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, maglia alta per tutta la lunghezza della nostra manica. Io continuerò a lavorare sempre con numero 4, vi dirò alla fine quanti giri ho ripetuto per realizzare la manica. Ho terminato la manica, ho fatto i 2 giri per 19 volte, quindi un totale di 38 giri, quindi posso andare a fare anche la mia seconda manica. Quindi ho realizzato entrambe le maniche, ho fatto il mio bordino, adesso non mi rimane altro che togliere tutti i filini e la nostra creazione, il nostro spolverino sarà così terminato.